Buongiorno. Buongiorno a tutti. Rieccoci. Allora, oggi... Non è meglio prima fare gli occhi, titoli e roba e poi fare il video. Cosa fare vuoi? Gli occhi durante il rapidello invece fare prima gli occhi. Allora, oggi intanto vuoi raccontare cosa abbiamo intenzione di fare oggi? Oggi facciamo una challenge, si può chiamare così? Sì. Indovina il titolo del film. Segneremo due film. Indovina il titolo del film. Segneremo il titolo del film su un post-it. Ce la siamo inventata su due piedi. Ce lo attaccheremo in fronte. Della serie Indovina il film. Esatto. E noi non vedremo la nostra fronte, capirete come dopo. E ci saranno una serie di domande che ci facciamo a vicenda. Chi lo indovina con minor domande ha vinto. Sembra facile la cosa, ma già trovare il film è stato difficile. Te hai pensato a due film almeno? Allora. Uno o due film, partiamo. Facciamone uno a testa intanto. Due ciglia, no? Allora, questo sei te senza ciglia. Ah, perché c'è... ok. Dai. Facciamo vedere come oscuriamo la pista. Per non far vedere il nome, perché qua è molto casereccia la cosa, si è capito, no? Che è molto casereccia. Ma praticamente se le metti così in fronte, Marco, no? Dai, indossa sti occhiali. Eccoci. Vedi qualcosa? No. Ecco, c'è gli occhi un po' storti, però è curioso di vedermi dopo nel video con questi occhiali parocchi. Invece io faccio così. Posso toglierlo? Stai scrivendo il titolo del film? No, non sto scrivendo il titolo del film. Allora, poi, sempre per regolamenti, se tu stai spiegando i regolamenti, sì. Io neanche ti sto ascoltando. Bene. Se si tratta di una saga, sì, basta, cioè, esempio Signore degli Anelli, basta il non quale degli episodi. Sì, ma adesso a me mi serve gli occhiali per scrivere, cioè. Li metterai dopo tu gli occhiali? Allora, intanto scrivo il film. Esatto, chi parte? Bim bum bam, chi pari parte? O dispari? Dispari. Perché te dispari? Perché ogni volta che prendo un pari, ogni volta che perdo. Va bene, dai, dispari. Bim bum bam. Sei giusto. Insomma, come la prendo, la prendo. Allora, io adesso dico il nome del... Marco, dobbiamo fare la foto di copertina. Facciamo la foto di copertina. No, ma che macello sta venendo fuori, non lo so. È l'unico modo per coprire... Ecco, guarda. Guardami! Come fai ad attaccarli che non si attaccano? Perché le cioè, dai. Mi metti un filo di scotch qua. No, gli metti niente. E dopo se cadono durante il gioco? No, dai, metti su che dobbiamo fare la copertina del film. La copertina. Di copertina. Dai, vieni più vicino. Non vedo niente. Vediamo che stiamo guardando il mio trito. Vabbè, la foto di copertina è uscita. Io tengo già sugli occhiali perché tanto devi... Allora, in che cosa consiste sto gioco? Ma vedi che... No, amore, tieni su! Mica sono caduti i posti. Santo cielo. Dai! Allora, questo è il film che devi indovinare. Ma lo faccio vedere a loro. È chiaro che se cade il post-it, chiudiamo gli occhi, ci togliamo il coso. Ecco. Se legge niente, aspetta. Scrivo più grande. Eccolo. Dai! In fronte. Ah, che bello. Vamo post-it. Se legge niente, però. Allora, vediamo. Dai, amore, indovina il film. È un film animatizzato, di segnare anche quante domande con un trattino faccio. Ah, dove lo segna? Qua? Si, dividi in due. Allora. In base alle domande fai un trattino. Poi vince chi indovina il film con me. Dai, amore! Allora, è un film d'animazione? No. Ok. Che cosa devo segnare? Un trattino. No, posso fare no volendo. Posso mettere no, che non hai indovinato.
Che metti? No, basta che metti un segno, non a caso. Va bene, metto una croce, dai. Ok. Dai. Quindi un film reale non è d'animazione. No, non è un film reale. Cioè, con attori veri. Sì. In quel senso reale. Vediamo. È un film ambientato ai giorni nostri, no, o nel passato? Quindi è un film di guerra. Allora, quante domande stai facendo? Una domanda. Ne hai fatte tre. Me ne dici una? Allora, primo era se era un film d'animazione, mi hai detto di no. Ok. È ambientato ai giorni nostri? No. Ok. Film di guerra? No. Mi sembri convinto, intanto stai segnando. Ah, no! Cioè... Dai! Quindi, un film d'amore? Anche. Anche? E sono quattro. Pronto? Un attimo. Ci potrebbe essere. Riguarda lo sport? No. Sono attori italiani, film italiano? No. Quindi straniero. Titanic? No. Il protagonista è l'animale? No. Ok. Andiamo. È recente, nel senso dal 2000 no, ad oggi, no? Dal 2000 è recente, sono 20 anni. Dal 2000 ad oggi sono 20 anni, okay, sono passati. Recente, la vedo un po' dura. È recente, cosa intendi te? 20 anni sono recenti, secondo okay, te? Quindi è degli anni 2000? Diciamo che in questi 20 anni, dai, oh, sì. È stato fatto in questi ultimi 20 anni. Sai quanti film sono fatti? Infatti, domani un po' farlo. Dai, amore. L'abbiamo visto insieme? Sì. Ok, quindi si parla. Andiamo sì, meglio. Si parla cosa? Del 2000. Amore, del ma 2000, se tu hai detto che noi siamo insieme dal 2000, l'abbiamo visto... se negli ultimi 20 anni l'abbiamo visto per forza insieme. L'abbiamo visto al cinema. Se ricordi no. E se ricordi no. Ok, allora via sta domanda. Fa parte di una saga? No. Appa. Aspetta, abbiamo visto al cinema. Amore, non mi ricordo. Vediamo. Quindi non è italiano. Amore, però. Così però, andiamo a casa più, Non è facile. Un attore che mi piace, il protagonista è un attore che mi piace. Ma non so neanche se lo conosci. Allora, Amore, è stato fatto negli ultimi 20 anni. E ti? E allora, un'altra domanda è andata a vuoto. Quindi attori probabilmente non li conosco, ma un film che conosco. Sì. Oh, il mio quello. E poi 70 domande hai fatto, dai. Mi è piaciuto come film? Sì. Però. È un film di guerra? Ancora? No. L'hai già chiesto. Okay. Non è. È un film d'azione? Sì. C'entra gli arti marziali? No. Vabbè, qua... Non ci, ci passa il post-it per le domande che hai fatto. Chiedo l'aiuto, c'è possibilità di averne aiuto. È un film di fantascienza. Lego! Un film di fantascienza. Lego! Amore! Star Trek. Non è. Ma Star Trek poi ti è piaciuto? No. E allora? Un film di fantascienza non lo so, che mi è piaciuto, che abbiamo visto insieme. Amore, allora, un altro aiuto lo vuoi? Ma questi aiuti sono da contare, sì, ti conto gli aiuti. Due aiuti. È un colossal, è diventato un colossal. Pronto? Un film di fantascienza. Gli Avenger? No. Fantascienza. È un colossal, amore. Ho
c'è di Colossal di fantascienza che mi è Mizziga! Piaciuto? Amore, ti aiuto qua perché non si può più. Si è inventato un'intera tribù, si è inventato. Avatar! Però... ascolta! Cioè, dai, ma un film! Un aiutone esagerato proprio! Un aiutone esagerato! Ma che... Ma... Ma almeno che almeno ne metti un paio più semplici! C'è stato a prendere proprio! L'abbiamo visto al, al cinema? No! Sei sicuro? Sì! Ma mi sembra... infatti non mi ricordavo! No, al cinema muore. No! Allora... vediamo se... Ah! Però gli aiutoni qua, No, ma l'ultimo è stato un aiutone mega, Ok, quindi metterei più tre... fai tre aiuti! Amore, come sto? Benissimo. Da Taris come non l'avete mai dai, visto. Dai, Marco, smettila. Allora, vabbè, questo. Moe, però deve essere facile. Pronto. Certo. Allora, mostriamo il video. Si legge, sì. Ok. Posizioniamo sulla maglietta. Ok. Perché c'è il cavello, che il cavello che non rende. Aio, aio! Allora, lo segno appunti di te, vai. Allora, è un Colossal? No. Già che non è un Colossal non va bene. È un film che mi è piaciuto? Non particolarmente, non è il film, non particolarmente. A te Avatar ti è piaciuto? Non particolarmente. Carino, ma sì, niente, carino, sì, diciamo che l'avrei visto non so quante volte, l'avrei visto... Chi l'ha, chi l'ha visto io tante volte? Pulp Fiction? No. Allora, aspetta, non è un Colossal? No. Non mi è piaciuto particolarmente, ma l'ho visto 700.000 volte. Sì, sì, no, beh, ti è piaciuto, un bel film. Protagonista lo conosciamo tutti e due? Sì. È un uomo il protagonista? Ma sì. Stai segnando le domande? Sì. Che sta... È un uomo il protagonista? Sì. Ma è accompagnato da una donna? Famosa? No. Solo lui è protagonista? No, non è l'unico protagonista. Il protagonista è lui, poi c'è solo quelli che gli girano intorno. Però... È un film di fantascienza? No. È un film di azione? No. 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 Non è un film di azione. No. Vedi che sembra facile essere al di qua senza occhiali. Un film drammatico. No. Azione no, drammatico no, fantascienza no, film commedia. Esatto, bravo. Fantozzi. No. No, perché Fantozzi mi piace. Poi è comico Fantozzi. Ma italiano o straniero? Straniero. È comico allora, hai detto? No, Fantozzi è comico. No, nel senso, è di commedia? Sì, è una commedia. È una commedia che ho visto 700.000 volte. No, 700.000 volte, però l'hai visto, lo conosci. Con Ben Stiller? No. Adam Sandler? No. Aspettiamo qua. Allora, Marco, se poi non mi piace, ti ammazzo. Allora, vediamo un po'. È comico. Vuoi sapere... Un aiuto, dai. Piccolo aiuto. Diciamo l'aiuto riguarda uno sport. Uno sport famoso, ma non tanto praticato in Italia. Mettiamola così. E tu, a te ti è piaciuto sto film? Sì. Tanto? Sì, non esageratamente, però sì. Con Brad Pitt? No. Ma no, perché quel film lì non ti è neanche piaciuto. Non l'hai neanche visto quel film. Allora che... uno sport. Ma te non li guardi i film di sport? Tranne quel genere di sport, diciamo. Che non è praticato qua? No, in Italia è praticato pochissimo. No, amore, mi devi dare un altro aiuto. Tu ne hai avuti due prima dell'aiutone gigante. Certo. Dammi il secondo aiuto. Allora, un altro aiuto. Questo è finito. C'è anche quello gigante.
Un altro aiuto è un film degli anni 90 Rocky. e Rocky! no, Ma non è un film commedia, infatti Rocky? no, è un film degli anni 90 e l'hanno rifatto anche nell'ultimo decennio, hanno fatto il remake in pratica. E a me è piaciuto. Sì, tempo è Ma tu hai piaciuto. detto, è piaciuta a tutte e due, l'hai visto settecentomila Sì, vedrai volte. che dopo mi dirai che c'ho ragione. Degli anni 90. Allora, ti do un altro aiutone. Nel remake che hanno fatto negli ultimi anni, Sì. è il figlio di un attore famoso Sì. che ci piace ed era un cantante, il padre. Quindi penso a un cantante che è diventato attore, Un cantante che è diventato attore che attore ci piace, a tutte e due. sì, e ha fatto parecchi film. Un film, dai, proprio esageriamo, in un film faceva anche supereroe, il padre. Il padre faceva Sì. supereroe. Guarda il tono, dai, grossa. Zero proprio. Marco, proprio zero, zero, zero. Io mi arrendo. Allora, ti do l'aiuto che praticamente indovini. Suo papà era l'attore, il protagonista principale di una serie degli anni 90, ed era il principe di Questo è il papà. Il figlio ha fatto il remake, figlio giovane, ha fatto il remake di questo film. Zero, mi dici il titolo, mi arrendo, t'ho Allora, togli gli detto. occhiali. Madonna, io ti ammazzo, giuro. No, allora non c'è né figlio né padre. Nell'ultimo del Allora, remake, io ti allora, meno. nel No, remake, no, 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 no. Allora, se tu non sai descrivere i film, non è colpa mia. l'ultimo che hanno fatto c'è il figlio di Will Smith. Nel remake che hanno fatto l'ultimo c'è il figlio di Will Smith, ex cantante, attore. Ha Sì. fatto i bei film che ci piacciono, ci sono Sì, piaciuti. Era il protagonista di una serie televisiva degli anni 90. il Il principe. padre però, non il protagonista No, del il padre, ho film. detto il Ma padre. E comunque il film era quello degli anni. scusami, l'aiuto sai quale poteva essere? È uno sport poco praticato in Italia, il karate. Ma In è Italia. inesistente in Italia Come? praticamente. Cercando No, adesso delle scuse. te ne caccio uno difficilissimo. Per farmi interesse, perché io ti ho aiutato lì, eh? Cioè, Karate Kid, ti rendi conto? Non lo so Hanno io. fatto anche un remake, il figlio. Sì, ma quando io ti dico che voglio l'aiuto, devi dire l'aiuto sul film, non sul protagonista, il padre, la nonna, cioè la zia che sta indossà. Io ti ho dato aiuti sul film. Tu potevi dire. Ci sono due gang, sta lottando contro una banda, che Non è cavolo ne una banda, ma so. non sono due bande, sono Ma due infatti scuole di arti marziali. era un aiuto. Oppure dici, si allena con un vecchietto, che cavolo ne so, qualcosa riguardante il film. No, che c'è il padre, il figlio e lo Ok, Spirito Santo. annulliamo la prima gara? Non si può giocare, non si può, non si può giocare. Allora, annulliamo la prima gara. Troviamo film più semplici, più recenti da No, annulli portarcelo. niente. Tu hai vinto, io ho perso. Ora Ok. quello. Lego, sei 4 anni l'atto, l'ho ricordata. Dai, adesso te ne faccio io un film Questo è il film di vendetta. che. Certo che è film di vendetta. Allora, no, aspetta, fammi ragionare. Che non posso fare troppo, perché lui. Sì, già con i film io non è che vado granché d'accordo. Con la memoria e i nomi degli attori ancora meno, infatti non so perché sto facendo questa challenge qua. Allora, già in mente uno dopo, facile. Sì, ma quando ti chiedo gli aiuti, è sul film, Ok, quello che avviene e nel film. le regole le stiamo ancora gestendo, non sono ancora finite. Sì, vorrei andare a fare la corazzata con gli occhi. Aspetta che sta cadendo.
Hai visto? No, sta cadendo. Dai. Metti su questi. C'ho gli occhi chiusi, metti questi. Ma vedi tu la pazienza che devo avere io. Ah, forza. Dai. Allora, vediamo. È un film d'animazione? Non è. Ok, quindi è un film reale. Film di guerra? No. Una commedia? No. E su quattro. Film di fantascienza? No. Cacchi di film è? È italiano? Ni. Allora, è stato fatto in America. Però ci sono parla di italiani, diciamo. Ok. Cioè, c'ha a che fare con gli italiani. Ok. Quindi è Ni. Ok. Ok. Riguarda la mafia? Bravo. Ok, quindi sono gli italoamericani là. Adesso vorrei trovare uno un po'. Bravo, amore. Ma però io ti aiuto tantissimo, voglio dire, cioè. E questo è il padre, la zia, la cugina è andata a bere i biscotti. Il padrino? Sì. Bella. Dai, dimmi se non è stata facile. Dai, fa. E basta, dopo di questo basta, che non mi piace a me sto gioco. Forza. Allora, con quante? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 8. Lego! 8, 8, buon punteggio. Ma io quanti occhiali mi metto? Stai facendo con gli occhiali? Mi stavo mettendo su. Dai, questa allora è facile, è nelle tue corde, è famoso perlomeno. Ma anche Karate Kid era nelle mie corde, l'ho visto infatti 700.000 volte. Ti è piaciuto? Sì, ma il primo, Karate Kid con Ralph Macchio. Potevi anche dirmi, il protagonista ha un cognome italiano. E che dopo te mi ricordo il nome del protagonista. Ma vedi allora. Il nome dell'attore. Vabbè. Cioè, questo signori è... è... Dai. Lui è lui. Allora, ti lascio l'aiuto prima di iniziare. È lui. Cioè, che vuol dire lui? È lui. È il titolo del film è lui. C'è un nome da garanzia. Dai, allora, protagonista è un uomo? Sì. Che mi piace? Pronto? No. Già pratico malissimo. Film di fantascienza? No. Di azione? Sì. Ecco, già a me è film di azione. No, vabbè, no. Già mi fanno impazzire i film di azione. Ma voglio vedere nella tua testa cosa vuol dire film di azione. È quello, azione. È azione, cioè datemi ragione. Hashtag Marco hai ragione, sei azione. Allora, l'attore è giovane l'attore? Protagonista? Ah, ok, ma adesso quando ha fatto il film? Nel film. Ok, nel film sì. Allora, di che anno è il film? Il film è anni 80. Oh, ma te qualcosa di recente è zero! Fidati che questo! Ma allora, è di azione. Sì. Il protagonista nel film era giovane. Sì. L'attore non mi piace. Non particolarmente, no. Parla di sport? No. È una commedia, no, un'azione per cui parla di sport? No. Parla di macchine? No. Tipo gare, ma no, non no, gare no, no, sportive, no, gare no. Tipo Fast and Furious? No, 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 niente, niente. Allora, c'è una donna con il protagonista di fianco? No, ti do l'aiuto. Dammi l'aiuto. È un film... No, neanche così. Nel film, l'aiuto del film, no? Film. Che c'è okay. Parenti, allora, cugino. Diciamo che il film si svolge gran parte in una foresta. In un bosco, via la foresta, un bosco, in mezzo agli alberi. In un bosco. È stato fatto negli anni 80. Sì. L'armata delle tenebre. Ma quello è d'horror. Uno è horror. Due non si fa in un bosco l'armata delle tenebre. Cos'è? Ma le tenebre non si fa in un bosco?
Sì, che in una casetta del no, no, proprio un bosco senza case. Rambo. Brava! Oh! Allora, il protagonista non mi piace per niente. Il film, men che meno. Non mi hai chiesto se il film ti è piaciuto. Tanto mi hai detto di no. Ti ho chiesto, l'attore mi piace? No. E tu mi hai detto, non tanto. Ma non mi piace per niente. Perché i film di Rocky sono di brutti. Li hai visti. Sì, ma l'attore non è che mi fa impazzire a me. Infatti tu hai detto, non ti fa impazzire. E questo film invece mi dovrebbe far impazzire. No, tu mi hai mai chiesto se ti è piaciuto. Se mi avessi detto che mi è piaciuto, ti avrei detto no. Perché so che Rambo non ti è piaciuto. Comunque, va bene, io direi di chiuderla qua. Non so che cosa è uscito. 6-7. Hai vinto di poco, di un punto. Pure ne potremmo fare una bella. Vuoi fare la bella? Non so, se vuoi chiudiamo. Qua siamo a pareggio. Dai, facciamo la bella. Dai, facciamo la bella. Come faccio io? Ti devi cuocere gli occhi, tra gli occhi, cuocere. Certo, cuocere gli occhi. Tanto devo anche pensare a qualche altro film. Uno più recente. Sì, amore, perché gli anni però, 80... Però, ho capito, ma quando ti ho detto lui è lui, cioè lui è il tiro del film, Rambo è Rambo. Cioè lui è il titolo del film, più che dirti così... Sai la pazienza che c'ho addosso io? È infinita. Se legge? Non so. Io e sto parlando a calore. Dai, zitto, concentrati. Dai. Allora, è film di fantascienza? Sì. Perché te quelli guardi. Riguarda supereroi? No. Aspetta che non sto segnando i numeri. Andiamo a due. Aspetta. Segniamolo qua. Quindi, fantascienza. Aspetta, A me è piaciuto. Sì. Sì. Ma è recente, degli ultimi anni o... No. Quindi un film un po' datato, di fantascienza che mi è piaciuto. Sì. Lo conosco, l'attore principale è famoso. Sì. Quindi sicuramente non sarà italiano, perché italiano di fantascienza non ce n'è. Si svolge nello spazio? No. Ma gli attori sono umani o alieni? Sono umani. Star Trek? No, ancora questo Star Trek. Non ti piace più vedere Star Trek, l'ho capito io. È fantascienza! Cos'è che potrebbe essere di fantascienza? Armageddon? No. Okay. Si svolge nello spazio, giusto? No. Ah, no. Ti ho detto di no prima. Quindi fantascienza. Fantascienza. Ma oltre all'attore c'è qualche donna protagonista? Sì, c'è una donna anche. L'attore è un uomo? Sì. Uomo, ragazzo. E ti ha aiutato. Transformer? No. Quindi, non è... Riguarda gli alieni, ci sono alieni? No, e me l'hai già chiesto. Ah, ok. Oh, non è che è buono, non so. Quindi, non ci sono alieni. Dai, more. Gli X-Men? No. Ma di quel genere, del genere supereroi? Non è, no, ne sono due. Che cacchio di film? Non ci sono supereroi. Chiedo aiuto, il primo aiuto. C'è una... Ma se ti do questa, già detto tutto. Trovare un altro. Il protagonista nel film è un ragazzo. Che a me piace tanto. Ma tanto tanto.
È degli anni 80-90 il film. 90 più che 80. Quindi anni 90. Cosa c'era negli anni 90 di fantascienza? Gli anni 90. E amore, è una fantascienza perché è una fantasia, no? Ritorno al futuro. Oh! Come hai fatto ad arrivarci? Tanto adesso che ho detto queste parole. Sì, sto pensando agli attori che ti piacciono, anni 80, in fantascienza. Dai, vabbè, comunque guarda qui con tre aiuti. Tre aiuti. Hai segnato come X gli aiuti anche? Vabbè, quanto siamo? Due pari fino adesso. Questa sì. È la bella. Dai. Siamo quante croci? 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16 più 3 aiuti. Però... Dai, amore. Che perché è l'ultimo post, per cui vediamo. Vediamo. Ah, vabbè. Sai già cosa mettere? Sì, dai, questo. Dai. Un attimo. Sei lento. Allora, è tutto un programma. Perché è tutto un programma? E allora, innanzitutto è un film recente. Sì. Cioè recente, negli ultimi, sarà del 2015-2016. Quindi recente, nel senso è... Mi è piaciuto? Pronto? Non... Sto pensando, a me sì, a te... certo, figurati! No, sì, dai, sì, fondamentalmente sì. Sì. Oh, Marco, è caduto! Aspetta che tolgo questo, metti l'occhiale. Non l'ho visto perché era girato, eh. Dai. Allora, prossima volta dobbiamo scrivere col pennarello nero, secondo me si legge di più. Allora, film d'azione? Film d'azione... no. Film drammatico? No. Di commedia? No. Drammatico, azione, fantascienza? Esatto, ok. Del 2015? Sì. E a te è piaciuto? Sì. Ma a te non piacciono i film di fantascienza? E questo sì. Del 2015, Star Trek. No, che te ce l'hai così? E per forza, l'avrei messo in testa su Star Trek. L'attore è un uomo? L'attore protagonista è un uomo? Sì. Diciamo che ci sono più protagonisti. Ci sono i supereroi? Sì. Allora, allora è Spider-Man? No. Avenger? No. Aspetta, quello lì che vola. Aspetta, ce ne sono 70 che volano, aspetta. Cerca di mirare di più. Che vola? Sai quanti che c'è? Appunto, che vola. C'è quello che vola, aspetta. Come si chiama quello che vola? Quello che muore all'ultimo in Infinity War, come si chiama? Iron Man. No. Allora, aspetta, fammi concentrare. X-Men? No. Del 2015. Allora, aspetta che ti do un aiuto grosso. Ma io non te l'ho chiesto. Ah, ok. Allora, ci sono i supereroi. Sì. E fantascienza. Sì. Non sono gli X-Men. No. Ci sono gli Avenger? C'è almeno un Avenger? Mettiamola così. Pronto? Aspetta, sto pensando, sì. C'è un Avenger dentro? Sì. Aspetta. Ah, sì, aspetta! Il dottore che piace a me. Chi è il dottore che piace a te? Degli Avenger. Dottor Strange? Sì. No. Vola? Il protagonista di questo film vola?
Sì, però diciamo non è tipo Superman che vola di su, vola con l'aiuto. Come Robocop lì, no, Robocop, no, aspetta, com'è che Iron Man? Sì, tipo Iron Man, vola con un aiuto, mettiamola così. Thor? No, vola senza aiuti, Thor. No, Thor c'è il martello che l'aiuta. Ah sì, però no, nel senso tipo armature e robe del genere, tipo, lontani. Spider-Man, ma non vola No, mi Superman, rigenerativo. ma c'è il martello, no, aspetta. C'è dentro la pezza e fin dove c'è dentro l'Avenger. Ma gli Avengers sono tanti, Ma non Marco. è. Ma vola il protagonista, abbiamo Sì, detto. con Ed un è aiuto, un uomo. sì. Con l'aiuto, aspetta, quell'altro che diventa cattivo, che si prende la... Aiuto! Marco, mi sta cadendo tutto! Del 2015, quello che diventa cattivo. Venom! No, non vola. Vabbè, dai, aiutami. Allora, l'attore principale è un attore che ti piace. Siamo sicuri che mi piace. Sì, fidati. Abbiamo preso anche, no, questo, no, non aiuto. Ah, beh, ma quello non vola, Capitano America. No, aspetta. Allora, quelli che mi piacciono sono Insieme, Capitano America e Dottor Strange. Cioè, se non insieme, sono loro due, non mi piace. insieme a lui sono una banda, diciamo, una combricola. E insieme c'è un animale. Oddio, il pianeta Lumamba lì. Cos'è il pianeta Lumamba? Aspetta, la pantera nera lì. Black Panther? Black Panther. No. Ma non mi piace Black Infatti, Panther. c'è un animale, sono un gruppo di persone, c'è in Sì. mezzo un animale, Sì. due di qua sono in 3, 2, 5, due di questi 5 sono colorati. Sì, uno è grigio e uno è verde. Ma cosa stai C'è dicendo? insieme a loro un albero. Ah, ho capito, Star Lord. Che si chiama? Hai tre Aspetta, aspetta, aiuti. non mi dire niente! Oddio. Fatica sarà il mondo. Dimmi che erano sbagliati gli aiuti a suo giro. Star-Lord mi piace, ma non è un Avenger. Ci Provami un sono. Avenger là in Ma hai mezzo. detto ci sono, c'è almeno un Io ti ho Avenger. chiesto, c'è almeno un Avenger là dentro? Non ce n'è uno di Avenger. Tu mi porti sulle Allora, vie nel 2 sbagliate. Ma si sta incontrano gli parlando dell'uno Avenger. o del due? Ma tu devi specificare a sto punto. Nel due cosa? Ascolta, nel 2 si rappresentano gli Avenger, si presenta Thor. Ma allora, amore, stiamo parlando dei Guardiani della Galassia. Se si chiamano Guardiani della Galassia, non si chiamano Avenger. Io ti ho chiesto, dentro qui c'è almeno un Avenger? No, perché Guardiani della Galassia non c'è un Avenger. Tu mi porti sulle vie sbagliate. Comunque avresti vinto uguale, anche se le Questo è l'importante, forza. È finita? Oh, ma che bella. Dai, salutiamo sta cosa, non so nemmeno io come chiamarla, come la chiamiamo sta cosa? Indovina il film. Challenge, indovina il film. Io resto a casa e mi sono ridotto così. Questo sarebbe il titolo del gioco. Bella Io questa! resto a casa e ci siamo ridotti così. È tutto un programma. Va bene, ragazzi, un bacione e speriamo di avervi fatto compagnia. Spolliciate, condividete e alla prossima. Ciao! Ma vedi tu che cosa deve fare per cambà? Ci sta rovinando sto Covid-19, ci sta Vabbè. rovinando.